Passiamo al prossimo premio, eccellenza dell'anno leadership, consulenza fiscalità e diritto societario. Il premio va a Vesco Giaretta Group. E andiamo a leggere subito la motivazione. La capacità di migliorare e innovare il business delle imprese clienti, il costante supporto multidisciplinare sui temi della fiscalità e del diritto e la poliedrica struttura della realtà riconfermano Vesco Giaretta Group quale partner valido e affidabile nei più diversi ambiti. E saluto il dottor Antonio Vesco, founder, la dottoressa Cinzia Giaretta, co-founder Tax and Legal di Vesco Giaretta Group. Bentrovati, benvenuti per questa serata dedicata agli awards e complimenti naturalmente. Grazie, grazie a voi. Buonasera. Grazie. Allora, io mi baso sulle parole che sono state usate per la motivazione e che spiega naturalmente questo premio. Ho sottolineato la parola struttura poliedrica, un po' come dire che sempre più bisogna essere multitasking, bisogna guardare in tutte le direzioni possibili. Possiamo partire da qui con un vostro commento? Assolutamente sì. Diciamo che noi siamo su un territorio particolare, il Veneto, no? Mentalità un po' chiusa. Perciò ci siamo dati quale core business, quale mission, trasformare la mentalità degli imprenditori, trasportare quella che è la mentalità tipica, padronale, familiare, in una mentalità manageriale, con visione nazionale e internazionale. Perciò ci siamo strutturati, oggi siamo in 53, per lavorare in questa direzione e per portare tutte le nostre conoscenze in questo senso. Ed è su questo piano che noi lavoriamo. Su quanto riguarda invece il piano qualitativo, e qua la fondatrice con me, Cinzia Giaretta, a pieno titolo è qua, ma per le sue capacità di cercare qualità in tutti i modi, in tutti i momenti, cercando la verità e cercando la miglior soluzione in tutte le cose. E perché questa è la vera locomotiva, è la qualità. Mentre da parte mia magari presto più attenzione allo sviluppo delle aziende, alle cose più fantasiose, allo sviluppo di questa realtà, perché come hanno detto i nostri colleghi prima, oggi è la squadra, è il gruppo che vince e mi permetto con questo anche di ringraziare tutti i nostri collaboratori che sono fonte inesauribile per noi, proprio di ricchezza, di gioia anche perché questa è una grande famiglia. Però la qualità va alla dottoressa Lazaretta che qua ringrazio, e a cui lascio la parola per le questioni più tecniche. Certo, dottoressa Giaretta, come si muove la locomotiva, visto che insomma il suo collega ha usato questa parola? Sì, allora, come diceva lei prima, questa è poliedrica la nostra struttura. Noi forniamo una consulenza a 360 gradi alle aziende. Abbiamo aree specialistiche molto importanti, che vanno dall'area legale all'area fiscale, al bilancio, all'accounting, all'area del lavoro. Per cui quando noi affrontiamo le aziende ci presentiamo in tutti i professionisti. Dipende in che fase siamo della vita dell'azienda, perché dipende se siamo nella fase di startup, nella fase dello sviluppo, in una fase di aggregazione oppure anche in una fase di ristrutturazione. E chiaramente la multidisciplinarietà e la multiprofessione che c'è qui all'interno, ci sono molti ovviamente tra commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati, questi consentono di dare diciamo la consulenza migliore alle aziende, specialmente quelle che hanno la voglia e la necessità di crescere in questa, anche in scenari diciamo economici così incerti come quelli attuali. Insomma, noi in questa fase, grazie anche ai nostri strumenti di innovazione tecnologica che abbiamo utilizzato, siamo stati costantemente e giornalmente in contatto con i nostri clienti, abbiamo saputo dare loro le risposte che avevano bisogno proprio in questo momento anche di crisi, di lockdown. Certo, certo, assolutamente sì. Beh, infatti bisogna essere assolutamente affidabili in un momento in cui purtroppo per cause esterne si ha meno fiducia, quindi questo fa tantissimo, insomma, lei ha detto delle cose fondamentali. Certo, e questo chiaramente lo fa l'alta professionalità, ovviamente noi siamo ovviamente una realtà che è
da 30 anni, diciamo, che si occupa della consulenza professionale delle aziende. Ovviamente il nostro è un lavoro duro, un lavoro ovviamente di studio tutti i giorni, perché spaziano, come le dicevo prima, in tutti gli ambiti, ed è grazie, secondo me, al lavoro duro di donne e di uomini di questa grande squadra se siamo arrivati ad avere questi risultati e anche ad avere, diciamo, un riconoscimento da parte delle donne e anche, diciamo, un grande onore di far parte di questa community. Certo, assolutamente. Beh, quando si parla di consulenza per le aziende è complicato perché naturalmente intanto le piccole e medie imprese, le aziende sono il tessuto, rappresentano il tessuto economico del nostro paese, del nostro territorio, però ciascuna di loro ha delle esigenze, ha delle peculiarità e ha delle domande, no, differenti e quindi bisogna fare sintesi rispetto a tutto quanto. Sta qui, è qui la difficoltà. Lascio proprio un breve commento in conclusione da parte anche del suo collega, insomma, prima di salutarvi. Abbiamo affrontato anche dei momenti di panico perché l'inizio del lockdown non è stato semplice e l'imprenditore deve essere affiancato anche nel momento di difficoltà, diciamo proprio di animo, eccetera. Dobbiamo guidarlo nella via e insegnargli che c'è comunque la luce in fondo al tunnel, ma di fatto è anche un'opportunità questa, perciò dobbiamo addirittura convincerlo di un'opportunità di cambiamento e di miglioramento. E di trovare la forma e il modo giusto per arrivare a un nuovo traguardo. Quindi io vi ringrazio naturalmente, complimenti per questo premio meritatissimo, grazie al dottor Antonio Vesco e alla dottoressa Cinzia Giaretta, anche per queste Grazie a parole. voi.